Questo programma è stato offerto da Festival Crociere, i maestri europei delle crociere. Vivi Live! Scopri il mondo Vodafone Live! Italia 1. Guarda questa! Ehi, guarda chi c'è! Vai, vai, vai! È proprio lui! Ma che scatto? Ehi, però! Ehi, vieni a vedere! Dai, che la mando al giornale! Sì! Entra nel mondo degli MMS Team. Puoi scattare, inviare, ricevere, comunicare come non avresti mai immaginato. Renault Scenic con finanziamento tasso zero e anticipo zero fino a 50 mesi, oppure da 14.590 euro con 4 anni o 60.000 km di garanzia in omaggio. Concedetevi ogni sfizio. Al resto, pensa Renault. E con gli eco incentivi statali, risparmiate sull'acquisto di una nuova Scenic. Della pausa. Suado, buono per la mente. Mulino Bianco, mangia sano e vivi meglio. Si sente spesso parlare di un mondo nel quale si realizzano cose che prima pensavamo impossibili. Un mondo di informazione, divertimento e intrattenimento digitale. Un mondo che ognuno può gestire da solo sul proprio TV. Un mondo che non ti aspetti. Grundig Intermedia System. Bimba, nei migliori cinema, li ho scelti uno per uno, Capati, questo no, questo no. Ci vuole Buffon! Per l'Italia! Hey, bella! Il suo hug. Grazie Mario. Chi ama il caffè sa che hug è un piacere che non finisce mai. Caffè hug. Il piacere di un gran caffè ogni volta che vuoi. Segui la corrente dei minerali essenziali. Scopri il nuovo Ajax Minerals. Nuovo Ajax Minerals con minerali essenziali. Fonte di splendore e purezza per la tua casa. Le malattie del fegato colpiscono ogni anno migliaia di persone. Il nostro scopo è quello di informarvi, perché possiate curarle e soprattutto prevenirle. L'epatite C è un male asintomatico e, se trascurato, può portare alla cirrosi e al tumore al fegato. Oggi la ricerca ha fatto molti passi avanti. Se diagnosticata in tempo, l'epatite si può combattere e vincere. Chiedete al vostro medico curante. Alla nostra fondazione sta a cuore il vostro fegato. Come la natura crea delle barriere difensive, così il tuo corpo protegge le parti intime con l'acido lattico. Anche il Lactacid Intimo contiene lo stesso acido lattico, così ti protegge come fa il tuo corpo. Lactacid Intimo, naturale, come il tuo corpo. Raffreddore? Rischio febbre? Tachiflu Dec. Combatte in fretta i sintomi da raffreddamento e decongestiona le vie respiratorie. È un medicinale, può avere controindicazioni ed effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo, non somministrare sotto i 12 anni. Tachiflu Dec, è la giornata continua. Se la tua prima colazione è così buona che non vedi l'ora di mangiarla, vuol dire che è Vitalis. Croccanti fiocchi di cereali e frutta in un muesli unico.
per una colazione sana, gustosa, croccantissima. Vitalis, il muesli coi fiocchi. Mario è tornato! Super Mario Sunshine, solo per Nintendo GameCube. Il mondo di Super Mario Sunshine a soli 269 euro. Alfa Romeo presenta Multijet, la seconda generazione diesel common rail. Massima potenza, massima silenziosità. Appuntamento il 16-17 novembre. Allunga e solleva le tue ciglia con il nuovo mascara Endless di Rimmel. Estendi il potere del tuo sguardo. Sarai così audace e seducente da poter osare quasi tutto. New Endless Length and Lift Mascara. Rimmel, London. Italia 1. Leslie Nielsen è riuscito a spuntarla. Sarà ospite d'onore a Matricole e Meteore. Questa sì che è una serata speciale. Come ha fatto a procurarsi i biglietti? Martedì alle 21 su Italia 1. Buona serata da Guido Bagatta, fra poco l'edizione anche per questo sabato di RTV, la televisione della realtà. Vi posso dire che abbiamo preparato una puntata molto molto interessante per tutti voi. Ma prima di iniziare direi di soddisfare proprio le richieste di alcuni dei nostri telespettatori, richieste per rivedere dei filmati tratti dalla nostra programmazione. E allora per iniziare andiamo a Dublino, dove ogni anno si svolge una prova di Formula 1, ma non su quattro ruote, Formula 1 in acqua, con questi motoscafi velocissimi, motoscafi che però ogni tanto hanno anche degli incidenti molto spettacolari, come quello che stiamo per vedere. Benvenuti a Dublino per una tappa del campionato mondiale di Powerboat. La superficie del fiume Liffey non è piatta, ma questi bolidi sfrecciano ugualmente a velocità che toccano i 160 km orari. Il pilota tedesco Michael Werner sta tentando di passare dalla terza alla seconda posizione. La sua powerboat salta su un'onda e ricade con il muso sott'acqua, disintegrandosi. Abbiamo visto decine di incidenti analoghi, ma nessuno così violento. I soccorritori, avvicinandosi, vedono la testa di Michael galleggiare vicino ai rottami. Ciò che non possono sapere è che il casco è vuoto. Il pilota è ancora bloccato nell'abitacolo, capovolto e sott'acqua. È svenuto e sta annegando. Sugli spettatori cala il silenzio più totale. This looks very serious indeed. Marshals in front there, there's a diver in at the moment, but they don't appear to have seen Werner. He's still underwater. Now they've seen him. Wreckage towards them, another diver in the water as well. Passa più di un minuto prima che i soccorritori riescano a estrarre Michael dall'abitacolo. This looks very, very serious. La situazione è molto seria. La rianimazione inizia già sul gommone dei soccorritori. A peggiorare le cose è il conducente dell'autoambulanza, che sbaglia tragitto fermandosi nel punto sbagliato. Ma non sarà questo a fare la differenza. Michael non ha più bisogno di una barella. Infatti il pilota si rimette in piedi allontanandosi sulle sue gambe. Poche ore più tardi verrà dimesso dall'ospedale, ancora stordito, ma perfettamente incolume. Ah!
mattina presto a San Diego, ma quattro amici sono già pronti per entrare in azione. Due di loro sono armati di videocamera, un altro tiene acceso il pick-up, mentre il quarto, eccolo, che salta dal 40° piano della sede di una banca. È un volo perfetto. Il base jumper plana dolcemente sull'asfalto, mentre il suo complice al volante gli va incontro per una rapida fuga. Johnny, watch out! He's jumped off that building! Rivediamo. Lo sportivo si lancia e quasi immediatamente rilascia il paracadute. Non osiamo immaginare cosa hanno pensato questi lavavetri nel vederselo passare a fianco. Tutto è molto spettacolare. Ma attenzione, questo tipo di esibizioni non autorizzate è illegale, perché può mettere in serio pericolo la vita degli automobilisti e dei pedoni, oltre ovviamente a quella dei base jumper in questione. Ancora richieste da esaudire, vi ricordo il nostro indirizzo di email, ovvero rtv@mediaset.it. Per questo filmato andiamo alle Hawaii a vedere una spettacolare eruzione, quella del vulcano Kilauea, un vulcano molto molto nervoso e irrequieto nel corso degli anni. In questo caso abbiamo anche un sedile in prima fila grazie a delle riprese fatte da un Cessna, un piccolo aereo da turismo che in pratica si butta all'interno di lava, ceneri e lapilli. John Perrino è un temerario videoamatore, pronto a tutto o quasi per realizzare delle riprese insolite. Questa è la distanza minima a cui ci si può avvicinare a un vulcano in eruzione. È decisamente troppo vicino per una persona normale. Ma John vuole catturare il getto di lava che fuoriesce dal Kilauea e chiede al pilota del Cessna che ha affittato di scendere ancora un po'. L'uomo inizialmente lo asseconda, ma stabilisce quale sia la distanza minima e a questa si attiene. John è entusiasta. Riprese così ravvicinate di un vulcano in azione sono davvero rare. Mentre i due continuano a volare a 150 metri dal getto di lava, il Cessna incontra un vuoto d'aria. John lascia cadere la videocamera. Il velivolo perde quasi 50 metri di quota, arrivando pericolosamente vicino al cratere. È ora di tornare indietro. John è così contento del mancato disastro che una volta a terra dà una generosa mancia al pilota. Il sommozzatore che vediamo sta effettuando un'immersione insieme ad un operatore subacqueo. Il loro proposito è quello di filmare i comportamenti di una piovra in prossimità della sua tana. Una mossa incauta è quella di cercare di spostare l'esemplare maschio per riprendere meglio la femmina. L'intrusione nel menage domestico non è affatto gradita e Doug Pemberton, il subacqueo, inizia con la piovra una lotta che vale anche la vita. Un tentacolo si avvolge intorno al suo braccio
ma è ancora più grave la ventosa che si incolla al suo viso, protetto appena da maschera e respiratore. Doug si trova ad una profondità di 10 metri. Se l'amico operatore intervenisse in suo aiuto, potrebbe scatenare anche l'esemplare femmina. I tentacoli quasi strappano a Doug il prezioso legame con la bombola d'ossigeno. Nella fase più drammatica, la piovra cerca di trascinare il subacqueo dentro la sua tana. Un momento in cui Doug rischia davvero di diventare il pasto di questo gigantesco mollusco. Ma alla fine riesce a divincolarsi. La piovra si ritira dentro casa, dove ci sono anche le uova appena deposte dalla femmina. La visita di Doug, quindi, è stata intempestiva e per questo duramente respinta dal capo famiglia. Bene, quelli che abbiamo visto sono i files per questa serata. Per quanto riguarda invece la puntata di RTV che sta per iniziare, questo è il sommario. In questa puntata, intrappolato tra i ghiacci, magiche acrobazie su rotelle, brutto scontro a pelo d'acqua, a pranzo coi serpenti, una rivolta di piazza, pericolo armi nelle case americane, quando la corsa prende il volo, dramma nei cieli. Vivi Live. Scopri il mondo Vodafone Live. Italia 1. Abbiamo stipulato un contratto con il municipio. Benvenuto all'inferno. Murphy, tieni pronto. Per dirigere le forze locali di polizia. Questo qui sarà il tuo nuovo compagno. Pronto? No, non ancora. Abbiamo localizzato il furgone. Muoviamoci. C'è un uomo nuovo ora. Si chiama Robocop. Murphy, sei tu? Lui non ha un nome, lui è un prodotto. Robocop, lunedì alle 23:10 su Italia 1. No, pensavo che il bacio fosse per me. Che fosse un modo per dirmi delle cose carine. Tipo che mi avresti portato a ballare. E poi... Però se il bacio non è per me... È tuo. Un bacio? Cosa vuoi dirmi? D&G Time. Nessuno ferma una donna levante. Ancora più libera, col nuovo intimo senza cuciture. Come la natura crea delle barriere difensive, così il tuo corpo protegge le parti intime con l'acido lattico. Anche il Lactacid Intimo contiene lo stesso acido lattico, così ti protegge come fa il tuo corpo. Lactacid Intimo, naturale, come il tuo corpo. Renault Scenic con finanziamento tasso zero e anticipo zero fino a 50 mesi, oppure da 14.590 euro con 4 anni o 60.000 km di garanzia in omaggio. Concedetevi ogni sfizio. Al resto, pensa Renault. E con gli eco incentivi statali risparmiate sull'acquisto di una nuova Scenic. Costruire il tuo galeone è facile e divertente con Grandi Velieri. Esperto online, servizio sostituzione pezzi, schede di montaggio e istruzioni in videocassetta. Grandi Velieri, in edicola alla prima uscita con il fascicolo e le prime parti del galeone a soli 2,50 euro. Abbiamo aiutato John a diventare medico. E John ha aiutato Grace e Alima a diventare infermiere. Grace e Alima hanno curato le Nana, Tungas e Naikuni, che lavorando la terra hanno sfamato Shaya, Joyce, Nchake e Kevai, che da grande farà il medico nel suo paese, in Africa. Amref, il futuro dell'Africa è nero. Prova le tante coloratissime varietà di Ritter Sport. Quadrato, pratico, buono.
faccio così. Vedo bolle. Salve. Ma di altre particelle? Oh, proprio niente. C'è nessuno. Acqualete, ricca di piacere, povera di sodio. Calze San Pellegrino, filate per durare. San Pellegrino, dea delle donne. Biblioteca storica, eventi e personaggi che hanno fatto la storia del Novecento. Questa settimana, breve storia del fascismo, solo con il giornale. Ciao, scusa, sono raffreddata. Forse un po' di febbre. Allora niente cinema. Ma no. Mi basta un po' d'acqua calda, per favore. Ti basta? Sì, sono passata in farmacia. Tachifludec è nuovo. Sì, mi hanno detto che agisce in fretta. Tachifludec, sciolto in acqua, combatte in fretta i sintomi del raffreddamento e decongestiona le vie respiratorie. È un medicinale, può avere controindicazioni ed effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo e non somministrare sotto i 12 anni. Adesso cinema. Tachifludec, e la giornata continua. Italia 1. Sei fedele? Sì, molto. Sei felice?